Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Nier Replicant perché la volta scorsa abbiamo salvato il nido dall'invasione dell'ombra gigante e al tempo stesso abbiamo reclutato Kainé. Kainé che però, come ci ha detto lei stessa, non vuole entrare nel villaggio né tantomeno entrerà nei villaggi che visiteremo perché, diciamo, non si sente a suo agio. Come abbiamo ben capito, Kainé non è un personaggio semplice, è un personaggio molto complesso che a quanto pare non accetta la sua forma. È questo che ha detto nella scorsa puntata mentre stavamo sconfiggendo il boss, se avete letto i dialoghi. E approfondiremo questo lato di Kainé, approfondiremo questo aspetto sia psichico, quindi interno, che anche estetico di Kainé. C'è tutto un motivo per quello che riguarda Kainé. Se vi state domandando il perché si vesta in questa maniera, il perché risponda ed è aggressiva in questa maniera, tutto avrà risposta. Nel frattempo qui c'è un signore che mi sta venendo a rompere le scatole, quindi io mi sposto e direi che possiamo andare verso la prossima zona. Kainé ci ha suggerito di raggiungere il deserto. C'è una cittadina, o per meglio dire un regno, a quanto pare, nella zona desertica, dove a quanto pare si sta studiando una cura per la necrografia. Quindi ogni aiuto direi che è prezioso. Quindi andiamo a vedere. Kainé da questo momento in poi farà parte del nostro gruppo, sarà un membro fisso del nostro party e vi posso dire che non sarà l'unica. Per cui, let's go. Ah, e tra l'altro ci stiamo avvicinando nella zona desertica, dove c'è una delle mie host preferite in assoluto per quanto riguarda Replicant. Una delle host che è veramente incredibile. Incredibile, veramente incredibile. Anche se tutto il comparto sonoro di Nier è incredibile. Però ci sono delle host che sono probabilmente più particolari di altre. Ecco. Sono kamen no machi tte donna tokoro? Yoku wakaranai. Tonikaku henna tokoro da. Omae mo taigai henna yatsu dewa nai ka. Shitagi onna. Iku zo. Ovviamente le battute da parte di Wise non si fanno attendere. Lo scopriremo che cosa sono queste cose. Per il momento non ci è dato saperlo. Affrontare i lupi. Oh. Modotte iku mitai da. Domo leader ga oru da shi. Esatto, capo branco lupo che tra l'altro non era un lupo in carne e ossa, era un lupo ombra, era un'ombra quella a forma di lupo. Quindi è interessante questa cosa. Comunque, siamo arrivati a facciata. Mon ga tozasarete oru na. Yappari muri sou da yo. なんだ。おお。あれカイネガテ。キツ、我ら恩銀だ。カイネ、知り合いなの?いや、違うんだ。
Non proprio. Benvenuti. この近くで狼たちから子供を助けたことがある。それ以来この町には入れるんだ。こんな私を受け入れてくれる。そんな奇妙な町だ。言葉は全くわからない。期待するが。 Esatto, loro hanno il loro linguaggio, però praticamente Kainé è accolta perché ha salvato un ragazzino. E ovviamente non è un ragazzino qualsiasi. E lo vedremo tra poco. Lei, come al solito. Esatto, il problema è che qui parlano una lingua tutta loro, quindi sarà difficile all'inizio comunicare e soprattutto commerciare anche. Beh sì, diciamo che è una sorta di platforming in cui ci saranno, vedete, anche i vari negozi. Esatto, vedete? Non possiamo praticamente comprare né interagire con i negozi, proprio perché la lingua purtroppo non ci permette di... Al momento la lingua è una barriera che non possiamo superare. Per cui per ora ci limiteremo a raggiungere l'edificio del re. Qua me lo fa fare automaticamente.私まして。私フィアあなたたち困ってる。そうなんだ。ちょっとこの町に用があって来たんだけど、なんだか言葉も通じなくて。あなたたちを案内 案内してくれるのか。でも、この町の説明をする必要が。僕たち王様に会いに来ただけなんだけど。ダメ。この町には掟があるから。ついてき da soda. Paese che vai, paese che vai, come direbbe un grande saggio. Tutte le botteghe e la casa della città devono rispettare questa regola. Regola 106. Non si vive a livello del suolo. Okite 106? Ne abbiamo tante.
町の民はその掟を守ってこんな階段だらけのところに住んでおるのか。 Ovviamente la leggo lei perché non parla, quindi sì, è la regola. なんともはや不思議。Sì, loro praticamente hanno tutta questa serie di regole che sono incredibili, anche dal punto di vista logico alcune sono totalmente fuori di testa, però vabbè. Questo è un molo per le zattere. Regola 115.017. Prima di acquistare qualsiasi oggetto è obbligatorio fare un giro della città in zattera. Ecco, come vi stavo dicendo prima, alcune regole sono totalmente fuori di testa. Non lo so, quando sono arrivato io già c'era, non è recente. Sì, ho sentito che all'inizio di questo mese è stata approvata la regola 124.046. 124.046 regole da rispettare per poter vivere in questo luogo. Che uno potrebbe dire, vabbè, il codice penale, il codice civile, quante regole avranno? Beh, sì. Ma non sono di questa portata, ecco, mettiamola così. Questo è un negozio di alimentari. Regola 11.034. Gli abitanti devono vivere a un livello adeguato alla propria posizione sociale. Sì. Vuoi saltare il giro di fila? Allora, tecnicamente potremmo saltarlo, ma per una questione di trama, di lore e tutto, no, non lo saltiamo. Lo so, mi dispiace, però va fatto, ragazzi. Questo c'ha gli cartelli stradali. Questo è un emporio di amenità. Sì, è un emporio che vende cose strane. Le tavole da surf? Non lo so, sono cose strane. Nessuno sa a cosa servono. Sì, cioè praticamente hai i divieti, le tavole da surf, scudi, container, ha un po' di tutto in realtà.
Questa è una bottega che vende materiali grezzi. Li usiamo per creare le maschere. Regola 12. Mai dimenticare la maschera. Chi vuol vivere in questa città deve sempre indossare una maschera. Sì, perché lei poi giustamente deve passare. Ok, credo che comunque abbiamo finito, quindi questo sarà l'ultimo pezzo del tour. Questo è un negozio di armi. E qui si conclude il giro della città. Grazie per la pazienza. Ora vi porterò al palazzo del re. Non è così male. Un tempo mi ponevo la stessa domanda. Poi qualcuno mi ha detto... Le regole non esistono per incatenarti, ma per mostrarti dove comincia la libertà. Tutte le volte che ci penso, poi non mi pesano più. Suka, erai ne, Fia wa. E ora finalmente possiamo avere udienza col re, forse. Questo è il palazzo del re. Al momento però siamo senza re. Il nostro re è stato colpito da una terribile malattia nera ed è morto. Ora è suo figlio, il principe, a governare queste terre. Lui è il consigliere reale del principe. Sa sicuramente molte più cose di me. ちょっと話させてもらうよ。王子様にちょっと話を聞きたいのですか。ザ・カイラム、ただいざいとうとお会いでしたいでく。改めてしてたすおいく。まったくもって、本当にうんざりとさせられるな。 Mi dispiace. フィアが謝ることじゃないよ。とりあえずはカイネのところに戻ろう。
Poi lei che corre con questo ritmo è incredibile. Però come potete notare adesso si è sbloccata la possibilità di poter commerciare. Quindi possiamo utilizzare il negozio oggetti, il negozio delle armi, tutto. E sarà importante ciò. Oh cielo. Nani? Mukashi tasukete moratta hito? Kaine ga. Tsumari Kaine ga Fia no onjin de aru to. Urusai. Yōji ga owatta no nara iku zo. Tain da. Kairan to yuri seiza tain da. Eh? Ya aruteru wa Eccoci qua. Paradosso delle regole. Devo salvare il principe. Rida. Elpa karetai. Non mi importa delle regole. Okite to mukankei na yosomono dattara doko ni ikou ga daremo kamawanai yo ne. Eh? Tsumari boku ga ouji o tasukeru tte koto de dou? Una banda di buoni samaritani. Quindi noi possiamo andare a salvare il principe in questo caso, quindi andiamo e andiamo a salvare il principe. Lasciate che vi guidi, è l'unico modo per superare la tempesta di sabbia. Sì, ma con questa velocità però ci stiamo 26 anni. E tanto si stanca pure, perché proprio le sta uscendo un polmone praticamente. Eh sì ragazzi, questa parte è un po' così. Potete girarle attorno facendole vedere come bisognerebbe correre, però in compenso ci stiamo anche avvicinando ad una delle host che per me sono tra le più belle del gioco. Guarda che bello sto giochetto qua di girarle attorno. No. Figata. Più vicino vai, più punti fai. No. Vi guiderò nel deserto. Restatemi sempre accanto. Sì, ho capito.
Che poi tra l'altro avrei potuto tranquillamente fare la strada da solo, però giustamente il gioco ti impone queste, ti impone questa cosa, quindi tu giustamente lo devi fare, no? È ovvio. この砂はひどいね。目を開けてらんないよ。口を開けると砂が入るぞ。フィアはこの砂の中でよく平気だよね。仮面に何か特殊な機能でもついているのではないか。周囲への警戒を怠るな。 Guardala, guardala come corre. Sì, effettivamente così non si vede niente, però la strada l'avrei conosciuta. Per cui non ci sarebbe stato problema. Mi sbrigo molto prima così. Fiaio, nase sokomade gambaru? Nanji no chuseishin no fukasa wa ika bakari ka? Jama. Che siamo arrivati praticamente. Eccoci qua. Il tempio arido è da questa parte. Ah, un'altra cosa. Ecco qua, la mappa. Che ci serve. Non posso andare oltre. Va bene, non ti preoccupare. Ci pensiamo noi. Direi che la parte esplorativa la facciamo, anche se registriamo un po' di più, però purtroppo ci tocca. Eccola qua, una tra le host più belle che c'è in questo gioco. Temple of Drift Sand, per chi non la sapesse. La porta è bloccata da una forza misteriosa.
Ecco qua. Esatto, enigmi. Indovinelli. In questa stanza sono vietate le seguenti azioni: balzo del coniglio, ovvero la schivata. Olè, signore della prova, è ora di dedicarsi alla prossima regola. Mattaku, tema no kakaru koto da. Kono machi no oji te donna hito nan daro? Honrai tami o mamoru beki jinbutsu ga gyaku ni machi no mono tachi ni sono mi o anjirarete oru no da zo. Wakaru. Ah no, dobbiamo passare dall'altro lato. Gurunaga, shiryuki. Munou na shiremono da. Come la porta non si apre? Ima, nanka kikoeta kedo? Ah, ecco. Infatti mi sembrava strano che non si fosse aperto il sigillo. Ok, prossimo enigma. Benissimo. Rapito. Qui se la porta si blocca. Balzo del coniglio e gufo immobile. Gufo immobile sarebbe Wise. Etto tasuke ni ikanai to. Isso minakatta koto ni shitai ga na. Questo però è abbastanza semplice, quindi basta semplicemente girare tondo. Signore della prova, è ora di dedicarsi alla prossima regola. Sì, sono praticamente delle prove dove tu devi risolvere l'indovinello senza però utilizzare il supporto di azioni come Wise o il salto, doppio salto. Ci sarà anche la schivata che non potrà essere utilizzata, quindi bisognerà fare attenzione. Altro blocco. Corso del lupo, topo evasivo, pipistrello stregato. La corsa del lupo. Allora, il topo evasivo è la schivata. E il rollo con la schivata, se non ricordo male. Il pipistrello stregato è Wise. E la corsa del lupo. Ksa! Yatterareru ka, konna no! Kaide! Oh oh. Esatto, non ha rispettato le regole. Esatto, qua non posso correre perché la corsa del lupo è la corsa. Ah!
Ce l'abbiamo fatta. No, ho sbagliato. Ho dato una goccia di forza che non c'entrava nulla in questo caso. Protezione della tartaruga e pipistrello stregato. Ok, qui non posso usare la guardia e Wise tecnicamente. Vabbè, ce ne sono alcuni che sono di una semplicità disarmante e altri che invece, anche essendo semplici, ti danno comunque fastidio. Topo evasivo e pipistrello stregato. Cioè, ho fatto lo scatto involontariamente. In questa stanza sono vietate le seguenti azioni: lama della tigre. Quindi non possiamo utilizzare la spada. Neanche il tempo mi hanno dato.
In questa stanza sono evitate le seguenti azioni: topo evasivo, quindi non posso schivare. Mahir. Besa. Ma bastardi. Boom! Cioè, ma poi la cazzata è che non posso... Cioè, non posso schivare e mi fanno gli attacchi AOE, che non li posso neanche parare. Cioè, un po' controsenso sta roba. Va bene mettere dei paletti, no? Giusto per rendere il tutto più interessante, mica. Però così è un po' esagerato. Allora, sì, infatti noi tecnicamente ora da qua io non posso andare. Quindi tecnicamente ora ne dovremmo andare di qua. Esatto, però noi qui adesso ovviamente ci fermiamo, perché nella prossima puntata continueremo e vedremo la fine di questo tempio e salveremo forse il principe di facciata. Per il momento è tutto, ci becchiamo alla prossima. Bye bye!